Buongiorno ragazzi! Oggi entriamo all'interno del Tempio di Santa Corona, una delle più antiche e importanti chiese della città di Vicenza. Qui dentro sono custoditi alcuni tra i più grandi capolavori della pittura veneta e quello che vi sveleremo è un dipinto del maestro veneziano Giovanni Bellini. Guardate questo volto dallo sguardo misterioso e malinconico. I suoi occhi magnetici vogliono dirci qualcosa di importante. Attorno al suo capo si irradiano piccoli raggi di luce. Ha le braccia incrociate sul petto e indossa un perizoma. Sulla destra un personaggio sta versando dell'acqua da una ciotola direttamente sopra il suo capo. Osservate il gesto. È Gesù che riceve il battesimo da Giovanni Battista. Nel racconto biblico, la scena avviene sulle rive del fiume Giordano. Ma quest'acqua non bagna direttamente i piedi di Cristo. Sembra invece ritirarsi. È un segno di rispetto per ricordare ai fedeli che non è l'acqua a purificare i peccati di Gesù, ma sarà Lui a santificarla dopo che sarà scesa sul suo corpo. E quelle tre donne sulla sinistra sembrano delle figure angeliche. Secondo alcuni studiosi, potrebbero rappresentare simbolicamente tre doni speciali che i cristiani ricevono da Dio. Si chiamano virtù teologali e sono la fede, la speranza e la carità. Bellini ha usato colori molto vivaci per farci capire quanto sono importanti queste figure. Ma dove è ambientata la scena? All'aria aperta, in mezzo alla natura. L'artista inserisce il paesaggio in un racconto religioso, portando una novità assoluta nell'arte del tempo. Se ci fate caso, la scena si divide in due parti. A destra, in alto, c'è una grotta con una palma, mentre a sinistra, nel lato opposto, ci sono delle colline cinte da mura, alcune torri e un castello. Il lato destro ci ricorda la vegetazione della Terra Santa, l'Oriente, patria di Gesù, mentre le colline con le mura merlate ci rimandano all'Occidente, forse al paesaggio vicentino della Valle dell'Agno, così come appariva nel Cinquecento. Ma Oriente e Occidente non sono separati tra loro. C'è un elemento che li unifica al centro. È la figura di Cristo, Salvatore del mondo, e fulcro emotivo della scena. La luce contribuisce a rendere questo senso di pace e serenità. E i personaggi sembrano vivere al di là del tempo. Una linea orizzontale separa il cielo dalla terra, l'umano dal divino. E in alto al centro di tutto domina Dio Padre. Ma ai piedi del Battista si vede un pappagallino. È un loreto che forse allude alla purezza di Maria, perché i pappagalli si dice siano animali pulitissimi e siano anche in grado di ripetere la parola Ave. Questa parola, se la leggiamo al contrario, è palindromo di Eva. Maria e Eva sono le due donne del destino dei cristiani.